Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, oramai stiamo veramente portando avanti questo appuntamento mattutino quotidiano con i Megalix, mega sbrinzacchioni file trovati dal mio grandissimo amico e dal suo team. Quello che succede su Twitch e YouTube, che ringrazio sempre ogni volta per fornirmi queste belle info, belle fresche, come l'insalatina quella della mattina fresca. Allora, ragazzi, abbiamo visto qualche giorno fa che si è rivelato vero, finalmente, per fortuna, l'arrivo del Cavaliere Rosso. Tra l'altro, apriamo un attimo una piccola parentesi, perché ho notato un sacco di vostri commenti sui video che dicevano che erano un po' discordanti uno con l'altro. C'era chi diceva: cacchio, mi ha perso una rarità incredibile il mio Cavaliere Rosso perché me l'hanno rimesso nello shop. Dall'altra parte, però, c'era gente che diceva: Xyuder, hanno fatto bene a rimettere il Cavaliere Rosso nello shop perché si stava creando, e io voglio dire la mia, condivido questa seconda ipotesi, si stava, ragazzi, creando un mercato intorno alle skin di Fortnite che portava veramente a un sacco di truffe da parte di utenti che promettevano la vendita, che vi ricordo è assolutamente illegale, scusate, del proprio account con dentro le skin. In realtà intascavano i soldi, l'account non lo davano e le skin, ovviamente, il povero acquirente non le otteneva. Quindi, ragazzi, io sono favorevole al ritorno delle skin per ribilanciare ed evitare grandi casini a livello economico da parte dei giocatori e da parte anche dello staff di Epic Games per appunto riavere tutte le skin, sia vecchie che nuove. Detto questo, ragazzi, poi voi ovviamente fatemi sapere sotto qua, ragazzi, perché questo argomento è molto interessante. A me almeno interessa molto sapere la vostra opinione. Se volete dirmela qua sotto, avete tutto lo spazio per dire la vostra opinione. State pronti, ragazzi? Stay ready, si dice in stay ready. Inglese, non lo sai in inglese. Mi tengo, siete pronti? Siete pronti? Andiamo subito a vedere, ragazzi, la prima immagine. 3, 2, 1. Assamanaia! Guardalo qua! Prot! Allora, ragazzi, che cos'è questo? Boh, nel senso, è un cappello con disegnato palesemente un orsacchiotto felice che c'ha su un paio di cuffie. In realtà potrebbero anche non essere le cuffie, un po' come quelle che ho io, che sono quelle per sentire il suono, bensì potrebbero essere delle cuffie insonorizzate. Perché dico questo, ragazzi? Perché mi è venuto per l'email da parte di qualche data miner che ancora non conosco bene, mi ha mandato giù una foto di una nuova skin che potrebbe esserci nella season 5 e che riguarda un muratore, più o meno, diciamo un addetto ai lavori. Dovremmo ben capire prima che io vi faccia vedere foto, roba. Sapete, io voglio un attimo capire bene da dove arrivano certe cose prima di buttarmi a pesce lesso. A trota, per chi sa le trote. Questo, ragazzi, è un elmetto, non credo abbia funzionalità a livello di bonus o cose del genere, penso sia solo decorativo e immagino sia relativo a una skin femminile per quello che riguarda appunto una possibile skin relativa ai lavori in corso, diciamo. Staremo a vedere, o addirittura un minatore, perché se noi guardiamo, ragazzi, al centro qua dell'elmetto c'è una luce. Che si apriranno delle miniere, non vi dico ancora, non lo so, non lo so. Delle miniere, ragazzi, potrebbero arrivare. Noi teniamo buono il fatto di aver visto il cappello. Andiamo avanti, non è che c'ho un'immagine sola io. Sgarili! Allora, questa è un'altra immagine molto molto carina, raga. Questo è uno spaventapasseri che viene trovato nei file di gioco della season 5 di Fortnite e che, come andate a leggere anche voi là in alto nella terza riga, si chiama Wild West Scarecrow,
Quindi ragazzi, sappiamo ovviamente era già confermato il Selvaggio West, ma sapremo anche che dentro la location del Selvaggio West ci saranno degli spaventapasseri con tanto di cappello da cowboy pronti a spaventare magari anche gli eventuali animali che abbiamo già visto potrebbero arrivare su, anzi arriveranno su Fortnite. Non abbiamo ancora purtroppo le immagini, ma state connessi che le cerchiamo. E non è finito, raga, e non è finito. Shalamafata, guarda questo raga, un altro spaventapasseri relativo, sempre come leggete là in alto nella seconda riga, si chiama Static Mesh, che è penso la classe della cartella dove c'è questo file, ed è sempre uno spaventapasseri che sarà presente lì. Diciamo, noi sappiamo che il Wild West dovrebbe prendere il posto del rifugio ritirato, quindi ragazzi godetevi ancora le cascatiele e il frusciare dell'acqua, che in realtà frusciano le foglie degli alberi ma va bene uguale. Scrosciare, ci saranno anche questi spaventapasseri che, come vedete ragazzi, sono veramente veramente divertentissimi da vedere. Abbassiamo un pochettino già la grandezza perché so che il prossimo è abbastanza grande, ragazzi, e vi posso garantire che il prossimo non è uno spaventapasseri, ragazzi. Guarda qua, Zdan! Questo, ragazzi, è un backpack, e qua ci riallacciamo ad un discorso veramente, veramente molto vecchio di qualche settimana fa, che avevo già tirato in ballo, dove vi avevo mostrato 8 nuovi backpack che erano stati appunto trovati nei file di gioco della Season 5 di Fortnite. Questo, ragazzi, potrebbe, qua dico la mia, per la mia esperienza di youtuber e di giocatore di Fortnite, secondo me questo è il nuovo jetpack. Ve la dico proprio così, ve la dico. Perché secondo me questo è il nuovo jetpack? Perché queste cose qua che vedete, vedi questa ala qua, secondo me insieme all'altra si aprono, quindi dovrebbe esserci lì al centro un indicatore della batteria, potrebbe diventare tipo da verde a rosso, per dire. Non so se ti ricordi che nel jetpack c'erano i due contatori che facevano appunto vedere il livello della batteria, che poi si ricaricava indipendentemente dal carburante. Questo, ragazzi, secondo me è il nuovo backpack relativo al jetpack. Ci avevano già annunciato che troveremo tante novità nella Season 5, tra cui anche l'introduzione di questi backpack. Avevamo visto quello del medikit col defibrillatore dietro, avevamo visto quello della radio, avevamo visto il backpack, quello che avevano sbagliato a mettere su. Non so se vi ricordate, alcuni utenti avevano recuperato un backpack che faceva vedere già dove si stringeva la safe con un bel po' di anticipo. Staremo a vedere, ragazzi, appena ne sapremo di più. Ma andiamo avanti, e ce n'è un altro, raga. Questo è un altro backpack molto molto interessante, ragazzi. Allora, innanzitutto la prima cosa che notiamo è quell'orsacchiotto lì che avevamo già visto poco fa nella prima immagine. Quindi la domanda è: questo è un backpack decorativo come quell'altro, o è un backpack funzionale? Nel senso, questo backpack farà parte, io ve l'ho detto, raga, che parlavamo meccanici, roba del genere, secondo voi questo è lo zaino relativo a una skin che può avere come coordinato il cappello, oppure ci saranno dei vicoli su Fortnite? Non lo so, non ho detto niente. Quindi, ragazzi, non lo sappiamo. Sappiamo solo che ovviamente è femminile. Guardate qua, ragazzi, ci sono i cuoricini. Poi vabbè, l'orsacchiotto è palese che sia femminile. Se dico la mia, secondo me questo è un backpack decorativo. Però ancora non lo sappiamo. Stiamo per arrivare, ragazzi, all'ultima immagine. State pronti? Attenzione! Sgadan! Un'altra immagine, ragazzi, relativa al Selvaggio West. Semplicemente, ragazzi, un oggetto decorativo. Questa è una pompa dell'acqua. Qualche tellera lì che te pompava sull'acqua. Questa, ragazzi, è una pompa dell'acqua che troveremo ovviamente nella location del Selvaggio West, che credo non abbia nessun'altra funzionalità che non quella di decorare e migliorare la grafica della location. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato
questo video. Spero che anche questi file vi siano piaciuti un botto, quindi un sacco di like anche oggi, ragazzi. Iscrivetevi in tantissimi al canale, condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo in live. Ciao!